Per me è un'emozione perché è la prima volta che faccio un appuntamento così importante in casa e bisogna ringraziare la regione Enzo Cainano, che sono il sindaco di Magnago, che ci hanno creduto a questo progetto lanciato da Mauro e da Mario Valentini. E adesso siamo alla vigilia, corro venerdì la cronometro e Magnago si sta popolando e quando arrivi a vedere arrivare tutte le nazioni ti vengono un po' i brividi perché dici sì, non è una gara di sagra, è una gara di Coppa del Mondo. Cerchi, io sto bene, sono arrivato alla condizione che cercavo. Speriamo di non farmi prendere l'emozione perché corro sul mio territorio. Venerdì disputerò la cronometro. Tutto quello che viene è buono, il mio obiettivo è arrivare nei primi 10 per raccogliere punti per Rio, per dare la possibilità a tanti miei compagni di nazionale di partecipare e poi il mio obiettivo è vincere su strada. Corro con la maglia iridata e sarebbe bello vincere nella propria terra con la maglia con l'iride. Ma il percorso da crono è molto impegnativo, dicono i miei compagni che forse il percorso più duro che hanno fatto da quando corrono. Si parte da Sequals, si attraversa 4-5 comuni, si va a Meduno, Topo, Arba. E dipende, questi giorni io corro dalle 16 alle 16.30 e domani abbiamo la start list. E fino a ieri al pomeriggio si alzava tantissimo vento. E vediamo com'è, ma comunque sarà molto impegnativa. Su strada sono 85 km, si passa ogni giro per il centro, è un po' pericoloso, un po' di pavé, e cerchiamo di fare il meglio possibile. Come ti ho detto, sarebbe il massimo per me, il mio sogno è vincere con la maglia iridata in Friuli. E spero di avere tanti tifosi lungo il percorso.